Ascolti TV 10 aprile, flop questo nostro amore 80 asfaltato da Roma a Barcellona. Chi ha vinto la gara degli ascolti di martedì 10 aprile 2018? In prime time su Canale 5 è stata trasmessa la diretta in chiaro di Roma a Barcellona valida per i quarti di finale di Champions League, caratterizzata dalla clamorosa vittoria dei giallorossi che hanno battuto per 3-0 gli avversari e conquistato così l'accesso alla semifinale. Su Rai 1, invece, terzo appuntamento in prima visione assoluta con la fiction Cancelletto questo nostro amore 80. Ancora flop questo nostro amore 80 ferma al 15 di share. Gli ascolti TV di ieri 10 aprile rivelano che la fiction questo nostro amore 80 è stata quasi doppiata in termini di spettatori dalla partita della Roma contro il Barcellona. Nel dettaglio la terza puntata della serie TV Rai con Anna Valle e Neri Marcore ha raggruppato davanti al televisore una media di 3.8 milioni di spettatori fermandosi al 15.20 di share. Risultati ancora sottotono per questo nostro amore 80 che nelle due stagioni precedenti registrava ascolti superiori ai 5.3 milioni di spettatori a settimana con picchi del 27 che quest'anno sembrano essere una vera e propria chimera. Difficile pensare che nelle restanti tre puntate la fiction possa ritornare a questi livelli di ascolto in prime time. L'ascolto record della serata di ieri è stato quello di Roma a Barcellona che su Canale 5 ha attirato l'attenzione di ben 7.7 milioni di spettatori arrivando a toccare il 28.30 di share con picchi di oltre 9 milioni sul finale del match e punte del 35 di share. Un risultato eccezionale sia dal punto di vista televisivo che dal punto di vista sportivo, visto che la Roma è riuscita a compiere una vera e propria impresa battendo per 3-0 una delle squadre più forti al mondo. Boom di ascolti per Mattino 5 sull'Isola dei Famosi sempre in prime time. Ottimi ascolti per il film Il Principe cerca moglie che arriva a 1.8 milioni di spettatori con il 7.50 di share mentre il talk show di martedì arriva a 1.5 milioni con il 6.70. Sul canale 9, invece, il documentario sulla strage di Erba ha ottenuto un ascolto di 376.000 spettatori sfiorando il 2 di share. In daytime, invece, va segnalato il boom di ascolti di Mattino 5 condotto da Federica Panicucci, la seconda parte incentrata sull'Isola dei Famosi ha superato il 1 milione di spettatori con il 20 di share. Ottimi ascolti anche per Detto Fatto su Rai 2 che ottiene un ascolto di 1.1 milioni con L8 di share e per Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso che arriva a superare la media dei 2.3 milioni con il 20.